Vai! Mozza, mozza, mozza! Inaugurazione del centro di estetica 5 Stelle Unique qui a Monopoli in Piazza Milite Ignoto. Signora, come è venuta l'idea? Sì, buonasera, innanzitutto mi presento, sono signora Ima Smimmero, titolare appunto del centro Unique e spa manager. Allora, questa idea mi è venuta perché sono tanti anni che sono estetista e volevo creare qui a Monopoli un centro esclusivo, non il solito centro, quindi un centro dove il cliente viene coccolato e accolto in una maniera un po' diversa. Ecco l'idea del nome Unique, unico, deve essere un centro unico, insomma. Quali sono i trattamenti che voi offrite alla clientela? Allora, innanzitutto Unique è specializzata nel dimagrimento corpo, trattamenti anti-age, viso e corpo, epilazione laser e benessere. E tutto poi, come si dice, con tecnologie, non solo con prodotti, con cosmeceutici, ma anche con tecnologie. Oggi essere all'avanguardia, stare al centro con la bellezza e per la bellezza ha un costo. Certo, un grande costo, ma non solo economico, ma anche professionale, perché bisogna studiare, aggiornarsi, non ci si ferma mai, anche perché la tecnologia va sempre avanti e bisogna essere al passo con i tempi. La clientela è esigente e bisogna accontentarla, insomma, e dargli anche dei risultati. Noi puntiamo proprio su quello, a dare dei risultati. Signora, mi fa vedere gli ambienti, certo, dove avverranno i trattamenti per, certo, la clientela? Certo. Vogliamo andare? Sì. Allora, questo è il primo ambiente dove noi faremo trattamenti di epilazione laser e ceretta con resine naturali. Quindi qui faccio fare. Quindi non esiste più la ceretta classica? No, perché la ceretta classica va un po' anche ad aggredire la pelle, invece con le resine andiamo veramente ad estirpare il pelo e non aggredire la pelle, quindi la pelle viene idratata da questa ceretta e non si arrossa. Quello è un apparecchio, quello è l'apparecchio laser? Questo è il laser a diodo 808. E qual è la caratteristica? È la caratteristica che grazie al laser diodo 808 riusciamo ad eliminare nel tempo il pelo. Non completamente, perché ci possono essere anche un discorso di disfunzione ormonale, magari possono anche ritornare, però una buona parte, quasi tutti, vengono eliminati nel tempo, insomma, con varie sedute, che variano in base al soggetto, naturalmente, non è uguale per tutti. Qui è unisex, signora, sì, la domanda, sì, vero? Anzi, sì. Anzi, più gli uomini, vero? Gli uomini, ecco, più delle donne, effettivamente, ci tengono, no? Vediamo l'altra sala. Allora, questa è la sala in cui ci occuperemo dei trattamenti viso, sempre con l'ausilio di tecnologie. Qui vedete, c'è una tecnologia che ci permette di fare un'anamnesi della pelle, quindi vedere che tipo di problematica ha la pelle. Può avere delle macchie, può avere disidratazione, quindi noi con questa tecnologia riusciamo a fare un'anamnesi più specifica per poter poi andare ad agire con i prodotti cosmeceutici e i macchinari. Per diventare belle c'è un minimo e un massimo di età? No, diciamo che dall'età di 20 anni già dovremmo tutti iniziarci a curare e a proteggere la nostra pelle, per arrivare poi ai 40 in uno stato, cioè, ottimale. Però se una persona per un bel po' ha trascurato la pelle, grazie a queste innovazioni può avere degli ottimi risultati. Infatti qui vediamo un'altra apparecchiatura per i trattamenti viso, dove andiamo a fare una microdermabrasione, andiamo quindi a esfoliare appunto la pelle, le cellule morte. Poi abbiamo l'elettrostimolatore che va a fare un, come si dice, una ginnastica ai muscoli facciali, no? Quindi la pelle risulta più turgida, cioè più soda, insomma, dopo questo trattamento. Poi abbiamo anche con questo macchinario un elettroporatore, e in realtà qui viene inserito il cosmeceutico, che è un prodotto overline, cioè per l'1% in meno del farmaco, poi potrebbe diventare farmaco, ecco. E grazie a questo elettroporatore riusciamo a far veicolare più in profondità questo cosmeceutico, quindi avere un risultato
bellissimo, completamente diverso dal cosmetico naturale, insomma. Io le faccio una domanda cattiva. Si può bypassare con queste belle attrezzature un lifting costosissimo dal chirurgo estetico? Noi sì, giusto. Noi diciamo che noi facciamo un filler senza aghi, grazie a questa tecnologia. Infatti i clienti che verranno qui vedranno, proveranno e sicuramente saranno molto soddisfatti, anche perché l'ho fatto io prima di acquistare il tutto, perché io se non provo non credo, insomma, no? Perché ci mettiamo la faccia e poi anche perché mi sono dato il risultato, sono poi. E allora ci crediamo. Grazie. Continuiamo la nostra passeggiata. Qui? Sì, allora questa è la cabina dedicata al corpo. Anche qui ho voluto una cabina più grande, non solo per il discorso dei massaggi, ma anche per il dimagrimento, come dicevamo prima, per il rassodamento, perché è bello che una persona che deve perdere dei chili o che deve rassodare, è bello che sia anche in un bell'ambiente, insomma, no? E quindi abbiamo lasciato spazio a questa cabina dove faremo massaggi rilassanti, decontratturanti, e massaggi anche faremo l'umilomi, il candle, insomma, vari tipi di massaggi. In più in questa cabina faremo dei trattamenti corpo, tra cui anche trattamenti che vanno comunque a drenare, a rimodellare, a detossinare, prima di iniziare ad usare le macchine, perché è fondamentale prima agire all'interno e poi andare, diciamo, in superficie, anche se con le macchine arriviamo anche in superficie. Quella macchina? Infatti, qui vediamo, questa è una macchina meravigliosa, è una macchina che comprende quattro tecnologie. In realtà con questa macchina andiamo a, come dicevo prima, a drenare, a modellare, a stimolare l'elastina e il collagene in profondità, così appunto la pelle la vedremo più tonica, e abbiamo anche il lipolaser che ci aiuta anche per il discorso dei grassi, insomma. È una macchina fantastica, chi verrà lo vedrà subito, perché noi, anzi a tutte le persone che verranno con l'invito stasera e chi vedrà questo messaggio, offriamo un eclat di welcome, dove noi offriamo un trattamento gratuito, che sia viso, che sia corpo, epilazione, dove loro subito possono vedere un risultato, e noi contiamo molto su questo perché è un centro nuovo. E quindi ci crediamo in tutto quello che abbiamo fatto, veramente tanto, abbiamo scelto il meglio, insomma. Lei non sarà sola, vero? No, avrò anche una collaboratrice, per ora ce n'è solo una, ma ne stiamo cercando ancora un'altra. Non è semplice anche nel settore, bisogna trovare delle persone. Beh, essendo anche ad alti livelli, quindi anche il personale deve essere ad alti livelli. Certo, soprattutto, quindi non possiamo sbagliare. In bocca al lupo e auguri. Crepi, grazie tante, grazie. E spero che, insomma, Monopoli ci venga venga a visitare, tutta che si voglia far bella, su. Ecco, chi si vuole rilassare, chi si vuole fare bella, noi siamo qui che li aspettiamo. Con le nuove tecnologie la bellezza è sempre più all'avanguardia e con costi più o meno accettabili. Certo, abbiamo dei costi sempre più accettabili grazie al fatto che non dobbiamo più usare per forza iniezioni con filler presso dermatologi, che sono molto costosi e a volte purtroppo anche rischiosi, perché ci possono essere rigetti da parte delle persone. Adesso, da oggi, possiamo agire con dei filler senza aghi, con dei cosmeceutici che le clienti di Unique troveranno all'interno di questo centro, che possono prevenire l'insorgenza delle rughe e quindi non andare ad agire alla fine con quelli che sono dei filler da fare da medici. Mentre se parliamo di liposuzione, abbiamo dei fantastici macchinari, delle tecnologie e dei cosmetici che ci possono prevenire la liposuzione presso un medico estetico. I tempi minimo e massimo per un dimagrimento, al di là dei chili. Allora, infatti il dimagrimento a volte non sono solamente i chili, ma la gente ci tiene più i centimetri che i chili, e la verità è questa. Guardi, grazie alle tecnologie che avete già visto, che andremo a vedere all'interno di Unique, vedrete dei centimetri fin dalla prima seduta. I centimetri si perdono già dalla prima seduta, con risultati visibili dall'inizio, e questa è la grossa differenza. Grazie.